Geno ha appena preso Strootman, che per carità è un ginocchio a pezzi, però se è capace ancora di giocare a calcio fa la differenza. È iniziata ora la gara, tra un istante andiamo anche da Gianluca Tavellini, sono contento di ritrovarlo. Giada, chiudiamo i nostri concorsi, giusto? Sì, perché da questo momento in poi non è più possibile fare il vostro pronostico nelle due pagine Facebook. In bocca al lupo a tutti quelli che hanno partecipato. C'è subito il Bologna in attacco. Primo tiro, indovinate di chi? Musa Barrow, sinistro. Blocca a terra Silvestri. Non so se è già collegato Gianluca. Ci provo. Ciao Gianluca, intanto ben ritrovato. Te lo diamo Vale. noi dallo studio. Ci sei mancato, caro Gianluca. Non so se vuoi partecipare anche tu a questa sorta di mini sondaggio che abbiamo fatto sentendo le dichiarazioni di Juric, che dice: non mi fido, però non è salvo, anzi. Ma fa bene a tenere chiaramente l'attenzione così alta. Devo dirti la verità, Davide, io saluto tutti, vi ringrazio, sono molto felice di essere qui a raccontare con voi, tra l'altro in uno stadio come Bologna, molto bello. E devo dire che non avendo ritorno video, pensavo che fosse il bifido e non Juric. Infatti a me mancano un po' le imitazioni del bifido, devo essere sincero, insomma, e penso che lui Juric, come faceva De Neri, lo farebbe benissimo. Eh sì, Tu devo troppo dire, buono, Gianluca. guarda che si No, è vero, è confonde vero. No, poi. senso, ti dico, allora, sono un po' ancora stordito, però ho detto, ho il video qua, stavo sentendo, la voce di Davide la conosco. Questo qua è il bifido che lo fa benissimo, invece era proprio Ivan l'originale. Ne Insomma, faremo sentire anche a Juric, magari lo usa come sì. controfigura quando c'è, Sì, no, da infatti. rinnovare il contratto, magari Beppe la spunti anche tu, Infatti. come Beh, Juric, no, scherzi, scherzi a parte, Gianluca. devo dire che la divisa bianca di Silvestri, che è un po' una novità, non lo ha sconcentrato perché è stato molto bravo dopo appena 17 secondi. Per carità, era una parata anche abbastanza agevole, però insomma è stato molto attento su questa conclusione che tu raccontavi di Barrow, che era un giocatore che piaceva moltissimo anche al DS d'Amico l'anno scorso. È una gara sicuramente importante, non soltanto perché in tribuna c'è il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini, che poi insomma è di casa qui a Bologna, probabilmente domani giocherà a padel nel circolo dell'aeroporto di Bologna, però insomma al di là di questa battuta è chiaro che ci sono tanti giocatori interessanti da seguire per quanto concerne il nostro commissario tecnico. Il Verona è molto raccolto in pochi metri. E il Bologna che adesso si rende pericoloso con Orsolini, bravissimo Di Marco nella diagonale, nessun problema, poi purtroppo sbaglia il rilancio, ma è ancora Di Marco che riesce ad arrivare sul pallone e a porgere all'indietro a Silvestri, però un po' in difficoltà in questa fase della partita. 3 minuti 0-0, voi. Ci dobbiamo fermare pochi istanti, poi le prime annotazioni tattiche perché Gianni ha già visto che è cambiato qualcosa. Giada. Torniamo tra pochissimo, pubblicità. Eccoci qua di nuovo insieme in diretta per seguire la sfida tra Bologna e Verona. È 0-0 dall'Ara, 6 minuti e mezzo, ma tatticamente intanto c'è qualcosa che il direttore di gara va a dire a Mihajlovic per un fallo subito da Zaccagni, ma qualcosa tatticamente è cambiato, no? Perché noi nella infografica, come dicono quelli bravissimi, avevamo messo Davidovic a centrocampo, Davidovic che probabilmente doveva giocare in difesa al posto di Gunter. Si danno il cambio, no? Spesso Gunter e Magnani difficilmente giocano insieme e invece, eccolo qui, probabilmente mi dicevi Gianni, c'è Lazovic in mezzo? Lazovic, sì, sta Ok. giocando lui in mezzo insieme al ragazzo A Ilic. Idic con Di Marco alto e Davidovic basso? Sì, tre dietro sono Davidovic, Gunter, centrale e Magnani sul centro-sinistra. E poi davanti ci sono Barak, Zaccagni e Kalinic. E Quindi diciamo che il sempre più in sacrificio lo nebbia. chiede più a Lazovic, che gioca un po' fuori ruolo, rispetto a Davidovic, che giocherebbe veramente completamente fuori ruolo, secondo la grafica. Cioè, quindi credo, no, Gianni, che sia, Sì, come dire, il diciamo, male minore, ecco, se vogliamo chiamarlo è così. una scelta perché volendo, per caratteristiche parlo, poteva anche far giocare Barak in mezzo al campo e spostare Lazovic più. Lazovic davanti, no? Però se ha fatto questa scelta avrà sicuramente, Tanto, può mamma essere mia. una buona domanda da fare Coinvolgiamo Gianluca, a sì. fine partita. Ma certo, potendole Eccomi fare, qua. visto che ormai le conferenze non esistono praticamente più. Gianluca, torno da te dall'Ara, quasi 8 minuti, si è preso una spallata di Marco, ho capito che una volta si diceva spalletta regolare, ma è volato via. Attenzione Spallone. Orsolini nell'area di rigore del Occhio. Verona, lo scarico fuori, esce molto bene
Faraoni, poi c'è anche Barak che va a ringhiare su un rosso-blu, si tratta di Soriano, e il Bologna che prova ad attaccare dopo un bel break sulla fascia destra con il passaggio di ritorno di Faraoni che è stato troppo lungo per Lazovic, altrimenti poteva essere una grande opportunità per il Verona. Ancora Faraoni che si lancia in avanti, va anche Kalinic, urla tantissimo Juric che vuole che la squadra esca, adesso stanno uscendo i giallo-blu e stanno occupando il campo. Davvero è una fase di partita, insomma, che assomiglia un po' a quella del football americano, nel senso che sia il Verona che il Bologna cercano di guadagnare yard importanti per poi agire e per andare a meta. C'è un brutto fallo, viene travolto Faraoni da Vignato, credo, è un fallo non cattivo, però è chiaramente volato a terra, non è Vignato ma è Dix, chiedo scusa. Calcio di punizione a favore del Verona, siamo sulla tre quarti, al termine di questo calcio di punizione torneremo la linea allo studio. 9 minuti e 18 secondi, mentre passeggiano nervosamente i due tecnici, il serbo Mihajlovic e il croato Juric nella propria area tecnica. Grande attenzione a questo calcio di punizione, ecco che probabilmente sarà Di Marco a battere, il tocco è fuori per il tentativo di Lazovic che apre per Ilic, ha perso un attimo il tocco per Di Marco che prova comunque il centro, niente da fare, la palla viene raccolta a metà campo da Gunter, la linea che torna a voi. È un Verona che ha provato la manovra avvolgente, una specie di schema su calcio di punizione, si è ancora nascosto Kalinic, difficile che arrivino palloni, per il Bologna l'ha detto chiaramente, lo chiedo a Gianni, Mihajlovic deve trovare, cos'è che aveva detto, coraggio, grinta, così quella voglia di vincere che non ha visto in 8 partite, insomma uno che sa caricare le partite, Mihajlovic. Sì, diciamo che nelle dichiarazioni pre-gara mi ha ricordato molto il Mourinho italiano, no? Sì. Perché quando tu dichiari apertamente che la tua squadra è più forte dell'avversario, è vero che da una parte cerchi di caricare i tuoi, però dall'altra indirettamente li responsabilizzi. No, carichi anche gli altri, perché già Mihajlovic è serbo, Juric è croato, già se tu mi vieni a dire, mi sembra che anche Juric per via di caricare la squadra non è che gli deve insegnare qualcosa a qualcuno, quindi sai. Però mi sembra che il Bologna, soprattutto il Bologna in questa prima parte di campionato, abbia denotato dei limiti di continuità, di prestazione, no? Poi sicuramente il Covid incide, ma il Covid ha inciso per tutti, perché anche il Verona ha avuto i suoi casi e quindi sicuramente è una squadra molto giovane che difetta un po' di continuità, pur avendo sicuramente tanta qualità. Prima sgommata di Zaccagni sulla sinistra, calcio d'angolo, Davidovic ha travolto Soriano, se ho visto bene, che è rimasto acciaccato, gli ha dato una ginocchiata sulla schiena, insomma si fa sentire, l'altra volta l'hanno colpito in ogni modo Davidovic, insomma. Ricordiamo che manca anche Ceccherini, tra le alternative in difesa, per lui un problema al tendine, immagino che significhi tendine d'Achille, e quindi zona particolare. Apro e chiudo una parentesi veloce, perché magari convincendo anche Gianni, che forse sa sicuramente più del sottoscritto, quello che diceva Gianluca, no? Che un, può essere un limite, tanti infortuni muscolari, che in effetti è un po', come dire, il, se vuoi, la facciata a rovescio della stessa medaglia, nel senso che Juric in allenamento chiede tantissimo, tantissimo alla squadra, e quindi chiaramente questo tantissimo si traduce anche probabilmente in qualche difficoltà sotto il profilo appunto della voce infortuni, ma questo credo che sia, come dire, fisiologico per il gioco che fa il Verona, e se non giocasse così probabilmente non avrebbe 27 punti in classifica. Certo, quindi è un po', come dire, il rischio è il rischio, sì, è lì. Vale la candela, Gianni? Assolutamente sì, visto anche perché sai, poi vedi una squadra come l'Atalanta ad esempio che ha decisamente più qualità del Verona, però quel tipo di quel modo di giocare, quell'essere aggressivi, intensi per 90 minuti porta frutti, porta risultati. Perché è innegabile che negli ultimi 2 anni le due squadre che hanno fatto vedere il calcio migliore, soprattutto più produttivo, sono Atalanta e Verona. Certo. Per i rispettivi
standard. Qualitativi alti per l'Atalanta, il Verona che in teoria dovrebbe essere nell'altro lato della classifica è stabilmente a sinistra da un anno ormai. Io se fossi Real Madrid avrei qualche problemino ad affrontare l'Atalanta di adesso in Champions. Io lo vedo ogni tanto giocare, il campionato spagnolo giocano con tutto rispetto, due all'ora rispetto all'Atalanta. È uscito adesso la Supercoppa contro l'Atletico. Hanno più qualità sicuramente. Però sai, il calcio è uno sport di movimento, di velocità, di pressione, quindi... No, ma è anche il motivo per cui adesso... Sono d'accordo con Gianni. Dicevamo che ci sono squadre dietro il Verona che hanno sicuramente organici a livello qualitativo. Parlavamo del Genova, del Parma... Ti dico io il Cagliari, Simeone, Pavoletti e Joao Pedro in attacco. Ma però, guarda che ragazzi, stanno facendo. Se vai ai due allora o se Davide, non hai quella continuità che sta dimostrando il Verona, è dura fare risultati. Mi senti, Torno Davide? Torno a Dallara perché c'è stato un buon momento per il Verona, ma adesso c'era un calcio d'angolo per il Bologna, con un po' di difficoltà mette fuori la squadra di Juric. Gianluca? Beh sì, no, difficoltà no, devo dire che è un po' una partita come ti stavo raccontando prima, Davide, nel senso che le due squadre cercano di guadagnare terreno e poi chiaramente una volta nella metà campo avversaria cercano di andare ad offendere. Devo dire che fino a questo momento ha giocato pochissimi palloni, non è solamente colpa sua, però Tomiyasu ha preso un po' le misure su Kalinic, mentre vi devo dire che Zaccagni è il giallo-blu più temuto, perché addirittura a volte viene triplicata la marcatura su di lui. Mentre c'è un fallo a metà campo non rilevato da Mariani su Barak, Barrov prova a entrare, bravissimo a chiudere, credo che si tratti di Gunther, se non vado errato, che ha chiuso questa opportunità per il Bologna. Bologna che però si rende ancora pericoloso con Vignato, parte il centro tagliato, era un po' in ritardo Magnani, poi c'è stato un tentativo acrobatico di Orsolini che non è nuovo a situazioni di questo tipo, in qualche modo il lungagnone giallo-blu è riuscito a recuperare, però insomma ha commesso un errore che purtroppo dall'Ausen in su per quanto concerne i difensori comincio a vedere, cioè nel senso che non sentono più l'uomo e soprattutto vanno a saltare prima, lasciando chiaramente la possibilità all'uomo alle spalle quando arriva il pallone lungo o di stopparlo o di battere a rete, è una cosa che una volta non capitava quando c'era maggior attenzione per quanto concerne una marcatura a uomo proprio per l'avversario. Adesso un calcio di punizione a favore del Bologna, siamo giunti al minuto numero 16, il risultato è inchiodato sullo 0-0 di partenza, portieri inoperosi o quasi, se si esclude dopo 17 secondi un tiro di Barro ben neutralizzato da Silvestri. A voi. È iniziato Davide. Bello cattivo comunque il Bologna, come voleva Mihajlovic. Gli impone la classifica. Certo. Anche. Sì, sì, è una di quelle squadre, no, stavamo commentando prima, la classifica, una di quelle squadre che inspiegabilmente o comunque inaspettatamente lì dietro lotta per qualcosa che non si credeva. Posso mettere un po' di carne al fuoco? Possiamo dire che questa è una partita invece secondo me di un valore fondamentale per il Verona per cambiare completamente invece il registro delle dichiarazioni nostre anche probabilmente. Cioè, Juric fa il suo mestiere. Tu vuoi dire che se vinci questa non puoi più parlare di salvezza. Non puoi più parlare di salvezza, devi toglierti completamente. Noi possiamo dirlo, io Juric capisco, fa il suo mestiere, è giusto che resti così, anche la squadra deve seguirlo in questo. Ricordiamoci che Osvaldo Bagnoni negli anni che furono parlava sempre solo esclusivamente di salvezza. Tanto al Bologna, che parata! Che parata di Silvestri, mamma mia, attenzione, calcio di rigore, calcio di rigore, Gianluca. Calcio di rigore, è sicuro? Io se fossi un difensore andrei dall'arbitro a chiedere il VAR. Anch'io. Allora, l'ho vista una volta sola e non al replay, la palla si è spostata secondo me. Adesso te lo dico. Adesso stiamo vedendo noi il replay e è rigore. Un po' lontano. È rigore. È rigore? Per me è rigore, sì. Ok, adesso c'è un replay più vicino, ha preso il piede. Sono onesto. Poi il piede che prende la mano più che altro, è il piede che prende la mano, però sì, dai. Rigore per il Bologna. Vedi. È il piede che va sulla mano, però ci può stare. Spieghiamo anche da casa, Silvestri ha dovuto fare prima un vero e proprio miracolo sul taglio dalla destra. Però chi è che marcava Orsolini? Esatto, non ho capito se era Orsolini o Soriano. Orsolini. E poi sulla ribattuta ha dovuto uscire comunque in presa bassa. Calcio di rigore, vai Gianluca. Calcio di rigore, mi auguro che incroci Orsolini e Silvestri da pari.
Ecco, io sarei andato dalla parte giusta, però il Bologna è in vantaggio. Silvestri invece si aspettava il piatto largo, invece ha chiuso il giocatore del Bologna. Bologna in vantaggio al 18° minuto, devo dire anche con poco sforzo, probabilmente in questa azione Di Marco ha pagato non essere un difensore puro, nel senso che è stata tardiva la sua chiusura sul primo Orsolini, dove aveva fatto miracolo Silvestri, poi la palla è rimasta lì e Silvestri ha cercato. Devo dire che è stato anche sfortunato Silvestri, perché Soriano è una vecchia volpe e probabilmente è stato anche molto bravo a cercarlo, questo contatto giusto, calcio di rigore solare, quindi Bologna in vantaggio per 1-0, adesso dobbiamo recuperare. Verona sotto di un gol, calcio di rigore di Orsolini dopo 19 minuti, Verona che non è il solito Verona, ma ci sono tante tante assenze. Giada, ci dobbiamo fermare. Ci fermiamo 3 minuti esatti, a tra poco. Ah, c'era il Verona in attacco, è troppo rabberciato questo Verona, sotto di un gol, calcio di rigore, lo ricordiamo, di Soriano al 19°, ma è troppo rabberciato, mancano troppi giocatori in troppe posizioni chiave, Gianni, perché hai Magnani che non è fuori ruolo, però probabilmente come terzo di difesa non rende quanto centrale, perché Lazovic centrale di centrocampo non si può vedere, perché ti manca Tamezze e lì ti infilano alla grandissima. Insomma, stai facendo un po' tanta difficoltà, no Gianni? Sì, diciamo che il Verona è sempre stato molto bravo nel suo modo di giocare uomo contro uomo, ad avere sempre la palla ben coperta, la palla sempre pressata. Poche volte gli avversari del Verona hanno la possibilità di giocare facile. In questa partita invece arrivano sempre in ritardo, spesso i giocatori del Bologna hanno possibilità di giocare palle facili come questa. Sono sempre in ritardo, non riescono a trovare i tempi per andarli ad accorciare, per andarli a prendere, che è sempre stata la forza del Verona, soprattutto del Verona di quest'anno, che magari rispetto a quello dell'anno scorso ha un po' meno palleggio e che si è sempre retto molto sulla riconquista della palla. Oh Beppe, Juric fa i miracoli, però non ogni domenica, quello era un altro e insomma... Secondo me farà un po' come ha fatto, se non ricordo se era l'Atalanta, che ha poi sistemato le cose quando aveva messo dentro Danzi, che era palesemente fuori ruolo, perché credo che continuerà a far andare così la partita. Prima invece ti volevo chiedere riguardo al mercato, che prima hai menzionato che l'Hammers, l'Atalanta, l'ha levato dal mercato, proprio ha messo un prezzo che è fuori. Allora, Gasperini dopo la partita di Coppa ha detto chiaramente che lui, a meno che non arrivi un altro attaccante, l'Hammers se lo tiene perché gli serve come alternativa. L'Atalanta è impegnata in Coppa Italia, in Champions League, nel campionato italiano. Oltre a Zapata e Muriel, l'altra punta vera e propria è l'Hammers. Questo non vuol dire che non possa cambiare comunque maglia, ecco. No, questa... perché ecco, quello ti piace? Ho visto qualcosa, non è che poi... Ho visto un servizio dove facevano vedere un po' insomma di qualità. No, certo. Devo dire che... Non è male, non so se forse serve lì il rinforzo o in altre zone del campo. Occhio al Verona che prova ad attaccare intanto. Gianluca, vado da te, al Dall'Ara. Verona che attacca. Azione, mamma! Una grande azione, finalmente si è palesato Baracca, ha rubato un pallone sulla tre quarti, poi ha lavorato una grandissima sfera. Kalinic per Di Marco, il centro di Di Marco è arrivato non a due gialloblu, ma all'unico rosso-blu che c'era. Era troppo lungo per Lazovic e troppo corto per Faraoni, e allora è riuscito a salvare Dix. Secondo tiro da bandierina per il Verona, è risultato quello che conta, con l'anno in vantaggio per 1-0. Adesso parte il centro di Di Marco, la palla viene salvata, anche Di Marco dovrebbe essere un po' più concreto. Sentivo che dallo studio parlavate di tempi che non sono i soliti del Verona, sono pienamente d'accordo, al di là che insomma si potrebbe trovare anche qualche altra soluzione a metà campo, nel senso che io resto sempre dell'idea che se hai in panchina un giocatore di ruolo, in questo caso è Danti, anche se può essere un giocatore magari non di Serie A, una prima scelta, comunque è sempre meglio un giocatore di,
di ruolo piuttosto che andare a Gianluca, Gianni diceva Baraka, come quelle di Lazovic. Sì? Gianni diceva Baraka, abbassare magari un attimo Baraka e alzare Lazovic, sì, per esempio. Sì, può essere Baraka, ma ti dirò di più, nel Verona c'è un giocatore che ha giocato molto poco, ho fatto la settimana scorsa questa domanda a Juric, e quasi si sente un po' in difetto con Rueg, che è il capitano dell'Under 21 Svizzera, insomma non proprio un giocatore importante che aveva delle richieste anche non soltanto dal Verona. Rueg potrebbe prendere il posto di Faraoni, Faraoni potrebbe essere impiegato anche a metà campo, insomma, aveva anche quel ruolo lì in passato. Adesso c'è Baraka con Lazovic, il pallone di ritorno di Lazovic è troppo profondo, ci aveva provato Lazovic a innescare Kalinic, tra l'altro a questo Verona rispetto all'anno scorso manca terribilmente Darko Lazovic, perché prima l'infortunio in nazionale, poi lo stiramento con il Verona, poi un altro infortunio in nazionale, quindi è un giocatore che siamo giunti alla 18esima giornata, ha giocato davvero poco e soprattutto non ha inciso come aveva inciso l'anno scorso, ricordate. Chiaro, Lazovic ne ha avuto di tutti i colori. Quest'anno ne ha avute quest'anno, cotte di crude, come suol dire. Però secondo me dobbiamo rimanere sulla della partita. Cioè, si può riprendere. Si può riprendere. Non vedo l'episodio a parte, non vedo una squadra che ci sta insomma facendo, che ci sta mettendo così tanto sotto, francamente. Dobbiamo rimanere nella partita, dobbiamo rimanere sul pezzo, come suol dire. Questa è una partita che si può benissimo ancora recuperare. Che dicono da casa, Giada? Sì, no, ci scrivono che, allora, Di Marco, se a volte non avesse qualche amnesia difensiva sarebbe molto forte, in particolare per il piede morbido, sia nei passaggi che nei cross. E ancora ci scrivono, Bologna ben sistemato, soprattutto con le ripartenze che spesso purtroppo ci mettono in difficoltà. Ma quella della ripartenza l'abbiamo visto, no? Anche in occasione del gol preso dal Verona, no? Il fallo. E comunque, Davide, dimmi. Secondo me, adesso non per puntare sempre insomma, il dito sull'arbitraggio, eccetera, manca un giallo a Tomiyasu, secondo me, che ha fermato una ripartenza di Kalinic. Occhio intanto, sbuccia il pallone in area di rigore proprio Di Marco, prova via. Il sinistro, Orsolini, meno male che chiude la difesa dai. Prova a ripartire Kalinic, ma è un uomo solo, nel senso che è da solo contro due avversari del Bologna. Recuperano palla a Sky prima della partita, D'Amico ha detto mercato difficile, speriamo, abbiamo individuato gli obiettivi, speriamo di portarli entro febbraio a casa. Gianni, è troppo tardi, nel senso servono immediatamente rinforzi. Ma Davide, dipende sempre da che obiettivi ci poniamo. Se l'obiettivo è quello della salvezza, secondo me il Verona può anche aspettare fine gennaio, agli ultimi giorni di mercato, vedere se magari un giocatore come Kouame, che adesso magari ti chiedono quelle cifre, magari riesce a trovare una formula che può essere un prestito oneroso anche, però un conto è fare un prestito oneroso, un conto è tirar fuori con magari dei diritti di riscatto, contro riscatto, queste formule moderne, e quindi si può anche aspettare. Se invece si vuole alzare l'asticella, è ovvio che prima questa squadra viene rinforzata e meglio è. Oh, Gianluca, vengo da te per chiederti di Diawara, perché sembra protagonista assoluto nella stagione del Verona, no? Dall'inizio quella prima partita, lui che ha giocato e non era tesserato, i tre punti al Verona, tutte le bagarre processuali, quel dirigente che poi è passato al Verona, tra l'altro, che sembrava fosse esclusivamente colpa sua, e ora effettivamente quanto può provare ad essere un obiettivo del Verona di Diawara, Gianluca? Ma io ci stavo ragionando, al di là dell'attaccante, anche se ribadisco, il giapponese sta montando una guardia che sta dando grandi frutti su Kalinic, anche se si è segnalato davvero per una palla bellissima per Di Marco. E al di là dell'attaccante, Verona ha quella necessità tremenda lì in mezzo, insomma, anche perché poi Tamez potrebbe essere impiegato anche come mezzala o anche in fascia, cioè, quindi è importante spendere per un mediano. È importante spendere per un mediano perché bene o male
se l'anno scorso il Verona a gennaio avesse avuto anche un Kalinic in queste condizioni, sarebbe stato importantissimo. È vero che poi è arrivato Borini, che in qualche modo faceva anche l'attaccante, ma lui era più una seconda punta, era più una mezzala che una anche prima esterno, punta. Quindi è lì il mercato, insomma. Dopo è chiaro che si avvicina quando il Verona chiede un giocatore, chiedono soldi, perché il Verona comunque ha capitalizzato bene i vari Rachmani, Rabat e Kumbulla, quindi è chiaro che al Verona chiedono soldi, però questi soldi andrebbero spesi, ma anche per un prestito, sempre dello studio sentivo che dicevate, ma il prestito oneroso, tante formule, sì, si possono trovare tante formule. Io secondo me dei soldini andrebbero spesi lì. E poi adesso bisogna stare attenti a Orsolini, a non mostrare il fianco a possibili contropiedi, perché la gara è lunga e un episodio come quello che ha condannato il Verona fino a questo momento, il rigore su Soriano, può capitare anche a nostro vantaggio, quindi insomma attaccare ma con giudizio. Noi ce l'auguriamo, ovviamente, insomma, spudoratamente si parteggia per il Verona, ovviamente si può fare, Sandro, dai, perché mi pare che adesso abbiamo un attimo preso le misure. Però. Sì, è stato un po' episodico il vantaggio del Bologna, che per carità ha iniziato con il piglio giusto, come doveva farlo, vista la classifica, però non vedo una squadra che ci sta triturando, tra virgolette, anzi, cioè è una partita equilibrata, decisa da una giocata, una poca attenzione, una copertura da parte del difensore, del nostro giocatore in questo caso. Questo era fallo, però. Abbastanza evidente, non si schiato. Invece no. Beppe, vabbè. Perennemente raddoppiato. Sì, esatto, invece ha dato l'out in favore del Bologna. Dunque dobbiamo rimanere nella partita, ecco, quello che sì, comunque, guardando questa partita. Ecco, c'è da dire che adesso sono tutti chiusi, cioè il Bologna è molto basso adesso, punta a lanciare Barro e vedere cosa succede, però è abbastanza chiuso, quindi... Sì, sì, è un Bologna che prova più che altro a ripartire. Una volta che Verona perde palla sulla tre quarti, come adesso, gestisce il pallone. Intanto passano i minuti, sono già 34 sul cronometro. Ripeto, è una partita che il Verona, tutto sommato, può affrontare anche poi, è chiaro, deve rimanere nella partita, ma anche con la giusta serenità, perché la classifica lo dice. Insomma, non hai l'acqua alla gola. Non hai l'acqua alla gola, puoi giocarla, puoi accelerare quando serve. Mamma mia, che bello. Occhio, perché prova a distendersi il Verona. Kalinic è stato. Raccontiamo questa azione con Barak, che porta palla, larga sul lato opposto, c'è il velo per Di Marco, sul vertice dell'area di rigore, il cross di Di Marco dentro, lungo, Skorupski. Arriva e blocca, peccato, era una buona azione manovrata del Verona, c'era Barak a provare a chiudere l'azione sul lato opposto. Troppo morbido il cross di Marco. 1-0 per il Bologna. Giada. Torniamo tra pochi minuti. Giallo per Zaccagni e secondo me c'era anche un fallo adesso su Di Marco. Esatto. Non mi è piaciuto tantissimo. E comunque dopo il giallo su Zaccagni non so perché Mihajlovic continuasse a secondo a me protestare. Non ci sta neanche giallo. Fallo tutta la vita, sì, però giallo no. Giallo un po' eccessivo. Vabbè, sarà liberato del pallone Schouten, se non sì, visto no, bene. Ma il fatto che Mihajlovic protestasse, so cosa voleva il rosso. Non lo so, Mihajlovic, io durante la pubblicità l'ho soprannominato Radiolina, perché è sempre lì attaccato al quarto uomo. Forse perché esce tanto dalla zona mista, per quello, viene richiamato spesso. A dirgli dalla zona lì. Dai, occhio intanto, bella palla per il Verona, chiude con qualche affanno la difesa del Bologna, non so se ha rimessa laterale o calcio d'angolo, vado allora da Gianluca, c'è fuori gioco, giusto? Fuori gioco, corretto, sì, corretto. Sì. Peccato. Fuori gioco. Chiamata giusta, Gianluca. C'era. Sì, la chiamata giustissima, sì. Poi siamo stando proprio in linea, no? Sui 16 metri dell'area di rigore del Bologna. 39 minuti e 10 secondi, sempre 1-0 per il Bologna. È chiaro che viene da fare subito un ragionamento, no? Cioè, il Bologna ha speso 18 milioni di euro per Barro, visto che siamo in tema di mercato, sì. Ed è praticamente, l'ho appena scritto, quasi tutto il budget che ha avuto l'estate scorsa D'Amico a disposizione, perché il Verona di oggi è costato qualcosa come 22-23 milioni di euro. I 6 di Barak, i 4 di Tamez, i 3 credo, 1,8, 2,5
mezzo di Rue, che sono due poi, e mezzo Rue, sei anche più bravo tu di me a fare mettici a fare anche calcoli, un Davide, milione quindi. Abbondante no. Per Amione che giocherà in primavera a 18 anni, certo, però insomma però, capisci bene Cettino. Che e devo dirti la sincera verità, magari sta rendendo meno visto che è giovane alle aspettative, però vedendolo Barro ha sicuramente qualcosa in più di Colle, ha sicuramente qualcosa in più di Salcedo, ma con grande rispetto dei nostri giocatori. Intanto c'è una bella azione del Verona, non passa questo pallone di Lazovic e allora portiamo a casa soltanto il terzo calcio d'angolo. Devo dire che Kalinic si sta riprendendo la grande e comincia a vincere anche qualche duello con Tomiyasu, perché anche in questa circostanza ha giocato un ottimo pallone per la corrente Lazovic, che poi non è riuscito a servire in mezzo all'area di rigore Zaccagni, che aveva preso il tempo al diretto controllore. Vediamo se sbuca una testa giallo-blu. No, Barrova addirittura viene attaccato da Ilic, parte in velocità, Ilic non lo molla. Ancora Barrow, semina avversari come Berilli, mamma che giocata che ha fatto Barrow, è partito dalla propria area di rigore e adesso ha già mandato in porta Vignato, la sua conclusione strozzata da Davidovic, molto bravo Silvestri che evita il calcio d'angolo, si è fatto 60 metri Barrow e poi ha calciato innescando Vignato, davvero è chiaro che questo giocatore quando ha spazio diventa davvero incontenibile, il Verona deve stare molto attento, però qualcosa si sta muovendo in casa gialloblu. Ci abbiamo al 42esimo minuto del primo tempo, sempre 1-0 per il Bologna, ma il Verona ha alzato un po' più il baricentro della propria operazione, adesso molto bravo a spizzicare il pallone Kalinic, si cerca anche la soluzione con le seconde palle in avanti pescando la torre di Kalinic, deve entrare un po' più in partita Barak, perché quando Barak è entrato in partita con i suoi passaggi ha davvero spaccato la difesa della Bologna. Adesso proviamo a sinistra, addirittura attacchiamo anche con Magnani, porta palle, tocco per Zaccagni accanto a sé Di Marco, la palla esce ancora per Lazovic ha cercato l'imbucata per Kalinic, il Bologna si difende soltanto, Magnani per Di Marco evita l'out, ancora Magnani, siamo sempre sulla tre quarti, il suggerimento centrale è Preda di Soriano, che è stato molto intelligente Soriano, l'uomo sul quale è stato commesso il fallo da rigore, lo ha commesso il nostro portiere Silvestri e adesso il Bologna cerca di anestetizzare la partita in questi ultimi secondi del primo tempo per arrivare al riposo con il vantaggio di 1-0. Gunter di giustezza su Barrova, adesso Baracker promo un pallone, poi il lancio di Di Marco per Kalinic, speriamo che il nostro fotografo abbia preso questa azione bellissima, perché c'era Tomiyasu e Kalinic al limite dell'area di rigore e un tuffo di Skorupski in uscita. Sembrava Pascuti, visto che è da queste parti, è molto famoso questo attaccante coraggioso all'Inter con Burnic in tuffo, davvero un grande gesto da parte di Skorupski, il portiere polacco. Adesso ancora in avanti il Verona con Baracca, caracolla con la sua solita andatura, il tocco è per Faroni, Lazovic viene fermato, ma il passaggio di ritorno non era granché, l'ha effettuato Faroni. Adesso è il Verona che va a cercare di pressare per recuperare il pallone, aumenti ci riusciamo con la baracca, ma il Bologna che ha buon gioco sull'out di sinistra, il suggerimento in avanti, l'anticipo secco di Gunter, ma poi Barrov ritorna su questo pallone, se ne va con un gioco di gambe, ma è molto bravo Davidovic a dare una mano a Gunter e del Verona che prova a distendersi ancora in avanti, siamo davvero al 44esimo e 5 secondi al termine di questa azione, la linea allo studio, mentre Cagni che cerca l'apertura sulla destra e il Verona che prova ad attaccare, un'azione tambureggiante di Gelogu sull'out di destra, la palla arriva all'Azovic, dall'Azovic a Ilic, velocissimi a sinistra con Di Marco, continuiamo a far girare la palla, il centro di Di Marco è da dimenticare, devo dire che Di Marco sta conoscendo più di una difficoltà in questa prima partita di gioco. A voi. Peccato, poteva essere, anzi era in zona cross buona, però se non si accende da una parte Barak e Zaccagni dall'altra, Gianni, è difficile lì con la difesa piazzata del Bologna. Sì, sì. Non, ti ripeto, non è il solito Verona, manca... Intanto secondo me li vedo un po' meno brillanti dal punto di vista fisico.
Sicuramente il Bologna è partito forte, ha avuto dall'inizio ritmi alti, però il Verona dovrebbe trovarsi bene con i ritmi alti. Invece oggi li vedo alcuni giocatori, secondo me, che hanno tirato la carretta parecchio in questi ultimi mesi, tipo Di Marco, li vedo un po' sottotono. Sì. Tanto è finito il primo tempo senza recupero e quindi, come ci ha raccontato Gianluca, 1-0 per il Bologna, dicevi? Sì, poi probabilmente credo che il mister cambierà qualcosa, perché qualcosa di diverso deve proporre. Secondo me tu anche... Tu che faresti? Ma essendo che devo recuperare, ti dico, nonostante non stia facendo una grande partita, però toglierei uno dei tre difensori dietro e sposterei Di Marco, Faraoni dietro, riporterei Lazovic nel suo ruolo, cioè esterno. Nel suo ruolo da esterno, per cercare di determinare un po' nell'uno contro uno, e metterei dentro una punta riportando Barak in mezzo. Guardate quanto è importante questa partita per il Bologna, poi devono giocare tutti gli altri, chiaramente a parte Lazio e Roma, con la Roma ieri travolta dalla Lazio, però il Bologna, se dovesse farli questi tre punti, salirebbe di parecchio in classifica, si legge anche così questa gara, no Sandro? Sì, no, loro hanno sicuramente più l'impressione che all'inizio loro avessero più voglia, no? In qualche modo, hanno aggredito molto, determinato anche dalla posizione di classifica, però ripeto, una partita abbastanza equilibrata, decisa da quella giocata, con una poca attenzione difensiva, un rigore che ci poteva stare, per carità, però dobbiamo rimanere nella partita, ragione Gianni, nel senso che forse dobbiamo dare un po' più peso alla fase offensiva in questo momento, e credo che anch'io vedo una squadra che Verona era straordinario nel recupero delle seconde palle, no? Erano tutte sue, qua invece qualche volta le dimentichiamo, le lasciamo agli avversari, quindi questo probabilmente è anche una questione fisica, hai ragione. Cioè, no, ma poi siamo andati anche, adesso faccio un appunto tattico, no? Ad esempio siamo andati in difficoltà a sinistra con Zaccagni e Di Marco, perché Di Marco si preoccupa molto di Orsolini e non accorcia mai sul terzino, quando Zaccagni esce su Danilo, sul difensore centrale, dovrebbe salire Di Marco sul terzino del Bologna, invece Di Marco rimane basso e spesso si sono fatti mettere in mezzo. È ovvio che se Di Marco sale sul terzino deve ruotare Magnani su Orsolini, però portiamo Magnani in una situazione che magari non è congeniale per lui. Allora a quel punto, se voglio forzare la partita perché la voglio recuperare, preferisco riportare un po' più dietro Di Marco e avanzare un po', mettere Barak in mezzo e portare Lazovic. Certo che è proprio corta la copertina. Sì, quello, perché... È ovvio che sei in una situazione di emergenza. Adesso cos'hai? Un paio di cambi, cioè tra virgolette, nel senso ma spendibili. Oggettivamente... Rueg e Di Carmine probabilmente. Sì, stiamo parlando di un ragazzo che ha visto pochissimo il campo, Rueg, che ha delle qualità senza dubbio, però ci ha messo 5 mesi per ambientarsi, insomma, più o meno. Di Carmine, se vuoi, che è un giocatore che è a scadenza. Poi che il Verona gli abbia offerto un biennale a praticamente meno della metà di quello che prende adesso, è un altro discorso, però è una riserva. Avresti il ragazzino Colley al centrocampo, sì, ai Danzi, due, tre, che tra una settimana va via in prestito. Ce l'ha detto Battistini, che è il suo procuratore qua in trasmissione, ha detto adesso va a giocare. Il tempo che il Verona trovi un centrocampista per rimpiazzarlo numericamente e poi va via. Fa una scelta quindi corretta. C'è proprio poca roba oggi, Juric, per mettere mano alla formazione. Qualcosa si deve inventare. Beppe, nel frattempo, non so, io porterei, non so, Barro, chi è più pericoloso? Barro, ma portiamo un po' tutti. Siamo in auto, cosa volevi dirmi, Beppe? Volevo dire che uscendo ho visto Silvestri, cioè non uscendo io, ma uscendo Silvestri, ho visto che lamentava un dolore nella parte sinistra che dovrebbe aver preso, parte destra, scusa, quando ha recuperato quel pallone sul tiro di Vignato. Non vorrei... che fosse manca un altro, solo quella. Non vorrei che fosse un'altra sostituzione obbligatoria, visto lì che vinciamo si lamentava un premio, con il massaggiatore. Lì vinciamo un premio, perché sì, se si fa male che Silvestri quest'anno, e siamo passati sotto scale con gatti neri che attraversano la strada, perché è una roba incredibile. Giada, mandaci in fascia, va là. Torniamo tra pochissimo e poi leggiamo i messaggi che arrivano da casa. Eccoci qua di nuovo insieme con diretta giallo-blu. Verona sotto di un gol all'intervallo. Non è una cosa che ci è capitata di commentare spesso ultimamente. No, devo dirti, e già così ci abituiamo bene. Faccio già il titolo, dovesse finire Vai, così. Spara. Cioè la Via Emilia, si piange in Via Emilia.
È così. Sa che è la zona che conosco bene. Perdi col Sassuolo, perdi col Parma, stai prendendo col Bologna. Sulla via Emilia quest'anno non ci dice la via Crucis più che la via Emilia. Bravo Davide. C'è un tempo, però, insomma, c'è per un rimetterla tempo, in piedi. Per cambiare il titolo. C'è modo, certo che c'è anche una valanga di infortunati per il Verona. Un problema, un risentimento, adesso si dice così, però un fastidio alla parte posteriore della coscia destra per Tamezze, mi hanno detto, quindi un fastidio durante la rifinitura di ieri, uno scattino che gli ha impedito di essere in campo. Da casa si stanno scatenando con le opzioni che avrebbe potuto avere Juric per coprire la sua assenza. Giada, che si dice? Eh sì, perché ci scrivono, vabbè, che le assenze ovviamente di Veloso e Tamezzi si sentono molto e il Bologna purtroppo a volte entra in centro troppo direttamente e quindi il Verona non riesce a difendere. E, poi ci scrivono ancora che Kalinic non è adatto al pressing alto né tantomeno al contropiede. Non è adatto al pressing al contropiede Kalinic? Gianni? Ma sicuramente negli ultimi anni ha giocato in squadre dove non veniva richiesto questo tipo di lavoro in non possesso agli attaccanti, quindi può darsi che ci sia una disabitudine a fare un certo tipo di lavoro, ma io credo che lo possa fare benissimo e che anche dalle dichiarazioni che ha fatto, che ho letto ultimamente, mi sembra che ci sia anche una buona predisposizione, no? Oh, vediamo se oggi aumenta il minutaggio, perché di solito 55-60 minuti. Poi dopo, 70. Se l'ho visto scattare due volte, una volta con Tomiyasu e una volta con Danilo, se lo guardi scattare con Tomiyasu dici che non è da contropiede, se lo vedi scattare con Danilo dici che è da contropiede, perché poi passo diverso. Dipende sempre da che difensore trovi. Se lo vedi scattare con me è un centometrista, cioè, perché da che difensore trovi, no? Se trovi un difensore veloce è evidente che magari fa più fatica. È chiaro che per caratteristiche fisiche non può essere un contropiedista puro, insomma, cioè, non però è un finalizzatore. Esatto, cioè, lasagna, però non è Barro. Ma però devo dire che forse non me l'aspettavo. Cambia poco. Ha così un modo di far giocare la squadra parecchio coinvolgente, perché mi sembra il classico che apre proprio gli spazi per gli altri. Sì, non è un giocatore, non è soltanto da dare di rigore, sono d'accordo. Una volta c'era il Trezeguet di turno, no? Che viveva solo per fare gol, Inzaghi, erano lì, stavano lì e la buttavano dentro. Ecco, Kalinic è diverso, mi pare che svari un po'. Per me il top di Kalinic è stato la Fiorentina di Paolo Sosa. È vero che dietro aveva Ilicic e Borja Valero, quindi diventa anche facile giocare con quei giocatori, certo. Però è stato, secondo me, il Kalinic migliore è stato quello della Fiorentina di Paolo Sosa. Sì, sì, sì. Poi dopo da là è spiccato, è andato in piazze importanti, però non ha mai fatto vedere quello che aveva fatto vedere alla Fiorentina. Bisogna che andiamo a ripescarli, anche se costano ancora troppo. Passano gli anni, ma sia Borja Valero che ancora Fiorenze. Borja Valero, insomma, adesso forse. Ilicic, in questo momento è al diapason. Lo so, è tornato un po' al diapason. Vabbè, ma lui può fare un genere fa quello calcio, che vuole ultimamente. Fa quello che vuole coi piedi. Già, da altri messaggi. Sì, ci scrivono: il Verona forse non è quello ammirato in più occasioni ultimamente, ma in questo caso l'impressione è che manchino le giuste motivazioni. Il Bologna, con tutto il rispetto, non è il Napoli e può dare che alla prossima si veda un altro spirito. È una questione di motivazioni, no? Juric ha detto guai, Beppe, Juric ha detto guai se mancassero le motivazioni. Se me lo dice Juric con quella faccia lì. Secondo me il Bologna è partito insomma più forte, insomma, si è messo bene in campo, poi abbiamo preso quel rigore lì, insomma, è quell'episodio lì che tra l'altro su un miracolo prima insomma di Silvestri, quindi non è immeritato il vantaggio del Bologna, però no, non credo sia mancanza. Se c'è una cosa che il Verona non ha mai fatto vedere è proprio la mancanza di motivazioni. No? Anche se la testa è importante, Beppe, perché sì, ma siamo sempre giocato a testa alta, sì, anche l'anno scorso a salvezza acquisita. Anzi, io ricordo, a parte l'ultima, insomma, sono d'accordo. Vabbè, Zena, ricordo quei giocatori che avevano già firmato contratti milionari, insomma, pensiamo ad Amrabat, Rakhman, eccetera, che ci mettevano la gamba, rischiavano. Però può succedere, Gianni, tu fai la settimana clou, perché è la settimana clou del campionato, perché facendo quei 7 punti negli scorsi 7 giorni ti sei salvato, perché insomma, dai, hai fatto la differenza, hai scavato un solco. Può essere che un attimino di testa
Qualcuno si lamentava perché Juric ha avuto un giorno in più di riposo, hanno ripreso a allenarsi mercoledì e dicono ma come, mercoledì è troppo tardi, eccetera, eccetera. Come funziona? No, secondo me dopo un periodo così stressante dal punto di vista fisico-mentale è giusto anche una giornata di riposo in più, non incide, anzi. Credo che ci sia un po' di stanchezza, quella sì. E nonostante io non sapevo che aveva dato un giorno in più di riposo, però ti ripeto, vedo qualche giocatore che negli ultimi tempi è stato strepitoso, lo vedo un po' oggi un po' sulle gambe, poi andare a vedere se sia una questione più mentale che fisica è sempre difficile da qua poterlo dire, però sinceramente credo che sia anche umano, nel senso che accusare un po' di stanchezza, soprattutto per chi ha tirato tanto la carretta negli ultimi periodo. Però io guarda, ti dico, mi auguro, visto che stanno rientrando in campo, mi auguro di vedere il Verona di Coppa, del secondo tempo di Coppa a Cagliari. Bello. Un Verona proprio sfacciato, spregiudicato, tanto abbiamo 27 punti, stiamo perdendo 1-0, mi piacerebbe vedere proprio una squadra... Quella con Salcedo esterno, tanto per capirsi. Con Di Marco e Faraoni, i due difensori centrali di fianco a... Mi sembra giocasse Magnani. C'è una faccia, Juric, che è entrato in campo Davide. Adesso. No, ma è vero, ha ragione Gianni. Dimmi Giada. Mi concedi un'ultima domanda agli ospiti che hai in studio? Mi chiedono da casa insistentemente, ve lo chiedo perché appunto in tanti me l'hanno chiesto, perché non mette in campo Bessa? Vorrebbero vederlo in campo oggi. Allora, Bessa, su precisa domanda, insomma, Juric è arrivato, sì, è un giocatore che ha detto se sta bene gioca, io non ho problemi, non c'è nessuna preclusione, è arrivato indietro di forma, nel senso che il campionato in Brasile, al di là del Covid, era comunque fermo. Sapete che lì c'è prima il campionato statale e poi il Brasile Rao, che sarebbe il campionato nazionale. Gli ha dato anche il numero di maglia, quindi gli ha dato il numero di maglia, la borsa, lo spolverino. Insomma. Cioè, nel senso, in questo momento non è ancora... È il buono sconto per le scarpe da Bianconi. Bravo, quindi può andare da Gambini a prendersi le scarpe, questa è pubblicità acuta. Tanto è ripresa la partita, tra un istante torno da Gianluca. Senza cambi, tra l'altro. Era... da fare secondo te, Sandro, poi lo chiedo anche a Gianni, un Bessa si butta subito in campo extra, l'altro, perché se non sbaglio è passato anche da Bologna. Sì, no, non, assolutamente ancora. Troppo presto. No, ma non esiste, anche per rispetto secondo me, lo dico tranquillamente, del gruppo che hai, del gruppo che si allena tutti i giorni e che tira la carretta, insomma, è appena arrivato... giocatore dietro di preparazione. Dove no? Lo metti Gianni? Uno come Bessa? Non lo in metto, questo modo di giocare? Secondo me non so se hai visto, scusa Davide. Silvestri, bravo. Perdona. Beppe. Sì, tocca il fianco sinistro Silvestri, non sta benissimo e questa posso dire è un'altra scarogna per il Verona perché ci manca solo di dover cambiare il portiere. Ma poi sai, portiere da freddo così, vai su un allungo, può succedere, insomma un infortunio classico. Stiramentino qua dietro. Sì, che doloroso. Secondo me è più una botta. Botta? Sì. Beppe. Non lo so, vedo che continua a toccarsi. Sì, comunque c'ha dei problemi, senza ombra di dubbio. Lo vediamo subito su questo calcio d'angolo, come sta Silvestri. Poi Gianni hai modo di rispondere chiaramente su Bessa. Sì. Prova a mettere la palla dentro il Bologna, libera la difesa del Verona, c'è un tiro da fuori che è una meta, non è dovuto intervenire. Bravo. Silvestri, diciamo di Bessa, Gianni? Sì, io lo vedo più come caratteristiche un po' il Verre dell'anno scorso, un giocatore... alle spalle della punta, sì, lì davanti. Sì, faccio fatica a vederlo nei due e mezzo al campo. Ok. E sì, poi per chiudere, così Bessa capitolo, è chiaramente un giocatore che secondo me, ti dico la verità, io credo che... andrà a giocare da qualche altra parte. Dici? Secondo me sì. Sbaglierò, spero di sbagliarmi, ma è un giocatore che nei metodi di Juric dai. Ha bisogno di mettersi anche lui, insomma, come si suol dire, in regola un po'. Occhio intanto a Kalinic, posizione regolare, peccato. Non si è capito. Con chi era Lazovic? Faraoni, sì, peccato, perché la palla era buona, insiste però il Verona, auto di sinistra, ora ci sono Di Marco e Zaccagni che possono scambiare il pallone, si fa vedere... Di Marco, c'è Zaccagni che va a puntare all'avversario, converge sul destro, palla dentro, tagliata, Skorupski, che riesce a bloccare il pallone a terra. Peccato, però è questo che deve fare il Verona. Sì, sì, beh, assolutamente, bella palla di Zaccagni, basta lì se riesce a spizzarla un attimo, diventa veramente molto difficile per il portiere. Comunque,
Zaccagni è il giocatore sempre che ti dà qualcosa in più, eh? Ah beh, intanto si accendono gli animi con Dix. Sì, che... ma per niente. Sì, cioè... sì, ha preso un pestone. Ma no, ma vedi che Faraone fa di tutto per non... per, vedi, fa di tutto per non... Ma vedi, l'ho pesta due volte. Gli ha chiesto scusa. Cioè, è arrivato involontariamente. Ma secondo me Dix dopo si perde un'altra stecca, perché Faraone... sorride, ma poi gliene dà un'altra, non ha problemi. Vabbè, dobbiamo già volare in fascia. Adesso poi vado dal Dallara, da Gianluca Tavellin. 3 minuti e mezzo, è sempre 1-0 per il Bologna nella ripresa. Giada, diamo la linea alla regia, a tra poco. Eccoci qua di nuovo insieme, 52 minuti, 1-0 per il Bologna. Vado da Gianluca Tavellin al Dallara perché abbiamo visto Silvestri particolarmente dolorante. Non so se si sta scaldando Pandur, che è il vice, il ragazzetto che è arrivato quest'estate al Verona, un croato, insomma uno di cui si parla veramente molto molto bene, qualcosa ha fatto vedere in Coppa Italia. Non so se c'è Gianluca collegato. Gianluca? Sì. Sì, che dici? Va tutto tranquillo. Silvestri si è procurato un fastidio calciando un pallone dopo pochi secondi nei distinti dello stadio desolatamente vuoto di Bologna. Adesso ha recuperato, non si sta neppure muovendo Pandur, perché sto vedendo che si sta muovendo Lovato, mentre attenzione, la palla è per Di Marco, c'è l'uscita di Scoruzzi. La verità è che tutto sommato il Verona deve ancora tirare in porta, perché il portiere avversario deve ancora essere impegnato. Adesso c'è un cambio con Baracco un po' più centrale, brutto fallo di Dix, mette una palla buona per Lazovic. No, calciare così Lazovic, non calciare così. Ammunizione per Dix. No. Sei sul disco del rigore, anche se poteva usare il sinistro, non è come il destro, ma voglio dire, calcia di sinistro. Grande occasione, mamma mia, questa è la più grande occasione capitata al Verona fino a questo momento. Questo mentre è stato ammonito Dix per brutto fallo su Faraone, i due avevano avuto contatto prima. Era grandissima giocata di Barak, che finalmente un po' più nel gioco ha messo questo pallone per Lazovic, che poi ha cercato subito la battuta con il destro. È vero che anticipi un po' il portiere così, però a quel punto lì dovevi farla sfilare sul sinistro. Ce l'aveva lo spazio Gianluca, l'hai letta perfettamente, ce l'aveva lo spazio, fa sfilare col sinistro, la chiude sul palo. Guarda, alla peggio, come nel calcetto, la puntata di destro che anticipi il movimento. Certo. Alla brutta, no? Però se non il tempo al portiere così era. Però Gianluca, era un rigore quello lì. Era un rigore. Davvero una bella palla di Baracchi, però insomma... io sono positivo, stiamo salendo. C'è stato questo aggiustamento da parte di Juric, adesso c'è un errore clamoroso invece di Magnani, l'anticipo di Gunter su Vignato, Orsolini, l'apertura proprio su Dix. Non dobbiamo complicarci la vita con questi errori in uscita. Magnani l'ha fatto molto brutto in uscita. Adesso però il Bologna che prova a manovrare il pallone con Dominguez, lo scambio con Soriano, il tentativo su Dix, ancora Dominguez in area di rigore, nuovo centro per Orsolini, colpo di testa per Barrow, il tentativo di Vignato, poi c'è l'esterno di Di Marco, la palla che continua ad andare pericolosamente al limite della nostra area di rigore. Sarebbe il caso di impadronirsene e poter giocare questo pallone, mentre ci prova ancora il Bologna con questo tentativo deviato. Sempre Dominguez ci ha provato con questa conclusione di sinistro, è stato contratto. E siamo 3-3 per quanto concerne il computo dei calci d'angolo. Purtroppo ciò che conta è il risultato, e vede in vantaggio la formazione rosso-blu per 1-0 per effetto della rete segnata sul calcio di rigore al 18° minuto da Orsolini. Tutto pronto per la battuta del calcio d'angolo. Ecco la palla che spiove nell'area di rigore giallo-blu, colpo di testa pericolosa da parte di Soriano, c'è una deviazione ancora di Gunter. Mamma mia, di schiena. Calcio d'angolo, quarto tiro della bandierina per il Bologna. Gunter se la prende probabilmente con Ilic. Devono lavorare meglio sul corto Ilic e Kalinic. C'è anche Magnani, oltre a Faraone, insomma siamo ben messi lì sul corto, sul primo palo.
ecco la palla tagliata, adesso è Faraoni, ha postato alle spalle di Ilic che va a pulire l'area di rigore. Vignato è il primo a catturare questo pallone, nuovo centro, il colpo di testa di Davidovic, torniamo in possesso palla con Faraoni, poi si cerca Ilic, ci cerca Kalinic che si scontra con Tomiyasu, nessun problema per la retroguardia del Bologna che può gestire questo pallone con Danilo. Danilo che torna a voi. È un peccato perché fai anche fatica ogni tanto a uscire dalla difesa, no? Si vede che ti manca, per esempio, io continuo il Tamezza che di testa riesce a metterla fuori, perdi un pochino di misura anche lì, non lo so se può inventarsi qualcosa il Verona. Ho visto uno Juric parlottare con Paro, non so, c'ho due ore di cambi. Sì, penso che qualcosa sicuramente adesso metterà mano, insomma, anche perché partita va via un po' piatta, no? Quindi bisognerebbe cercare almeno di dargli una scossetta. Il primo cambio che ti giocheresti? Il primo? Ma siamo sotto, io giocherei, snaturerei un po' il gioco, perché lo snaturerei, però ha ragione Gianni, nel senso ti permette anche la posizione di classifica che hai per fare una partita molto sbarazzina, quindi darei più peso al settore offensivo e magari puntellerei qualcosa indietro, nel senso che farei giocare giocatori più di velocità e meno di contenimento, insomma, okay, meno in di difesa, posizione, anche meno di posizione. Tu Gianni, l'hai già detto in realtà, cioè tu sì, vorresti io metterei vedere dentro una punta, e sposterei Barak in mezzo e riporterei Lazovic in fascia. Metterei dentro una punta per un difensore, in questo momento Magnani sembra, no? Quello più in difficoltà. Sì. E porterei Di Marco nei tre dietro e riporterei Lazovic nel suo ruolo naturale, portando Barak in mezzo al campo e mettendo una punta davanti, che può essere Colley, può essere anche Di Carmine, perché di no? Carmine. Giocare con due punte pesanti e andarsi a giocare l'uno contro uno con Tomiyasu e ci ha provato Juric ancora e Danilo. Quando poi si è fatto male, cioè, Kalinic. Questo era fallo per noi. A metterli insieme, Kalinic e Di Carmine, quindi non è fantascienza. Cioè, se non questo, fischia sti falli. Ma a Zaccagni evidentemente qualcosa, non so, forse alla figlia del direttore già, di gara. Già era un dubbio, l'auto a favore del Bologna. In più se lì però ho visto netto toccare Zaccagni, mi sembrava l'ultimo tocco il suo, Beppe, però, però il fallo sì, occhio al Verona, un'aggressione quasi, contropiede del Verona, vai, prova a centrarsi Zaccagni, dai, la mette dentro, Tomiyasu da 8 oggi, sono tutte sue di testa, libera la difesa, poi la spara in avanti Bologna, occhio che c'è la freccia, Barro però non male Magnani, Bravo qua, sì, qui molto bravo. Gli ha rubato il passo, Magnani mi pare, Gianni insomma tu bene o male la posizione la conosci, è stato gigante con i giganti Magnani, perché su Lukaku, su Ibra, su Nzola anche, vale Lukaku, perché è due metri anche lui, insomma è stato veramente un gigante. Io quest'anno l'ho sempre visto giocare da centrale, è la prima volta che lo vedo giocare, in gergo si dice la gambetta, no? O di destra o di sinistra, e sinceramente non mi è piaciuto oggi, ecco, l'ho visto un po' spaesato, e anche il fatto che abbia spostato Davidovic a sinistra dove gioca Orsolini, perché lui probabilmente non reggeva il pass, andrebbe più in difficoltà, no? Soprattutto se Di Marco accorciasse in avanti, quindi comunque non so, secondo me più un giocatore nel ruolo di Gunter di adesso, ecco. Dimmi Beppe. Secondo me tra un po' è l'ora della sostituzione di Kalinic. Spero di essere profeta come quando ho detto che era l'ora della sostituzione di Zaccagni, quindi adesso Kalinic fa un euro gol. Va bene anche senza rovesciata. Ah sì. Anche di ginocchio. Anche col gol de punta. De punta, esatto. Sì, se lo cambia perché magari non ha appunto la tenuta, perché secondo me oggi una settantina di minuti se li fa. Io ho detto in due settimane sono al 100%, se tanto vi dà tanto, 70 minuti dovrebbe farli. Occhio a Bologna, che palleggia anche bene, però la difesa del Verona si chiude, poi Barak la mette fuori in fallo laterale. Gianluca, si fa fatica a uscire dalla tre quarti, Ma sì, adesso c'è un'azione un po' concitata con un pressing molto alto del Bologna, vediamo che finalmente Mariani dice a Dominguez di accelerare, perché sembra davvero che il Bologna esageri nella perdita di tempo. Stiamo facendo qualcosa di più, indubbiamente, rispetto al primo tempo. Sono d'accordo sul fatto che magari abbiamo qualche difensore di troppo in campo e avremo bisogno di giocatori che invece più avanti possano
rendersi pericolosi. Adesso c'è Mariani che dice che su Barro non c'è niente, la palla è ancora in campo con Ilic, Ilic prova la falcata, l'azione personale, ancora Ilic bravissimo per Barak, ancora Barak per Lazovic, si lamenta la panchina di Bologna che dice che il pallone deve essere buttato fuori, resta per Barro, invece il Verona continua a giocare con Zaccagni per Barak. Il suggerimento ancora per Barak, il Bologna in 10 uomini, Ilic, il Verona non mette la palla fuori, si lamenta Mihajlovic, però il Verona continua a giocare con Di Marco, il suggerimento è per Lazovic, anzi per la palla buona, Kalinic, davvero, Kalinic si mangia il gol del pari. Clamoroso. Si mangia il gol del pari. Mamma. Clamorosa questa mamma. Veramente tutto regolare, vediamo la posizione, sì, assolutamente regolare. Sì, perché Kalinic è vicino alla linea bianca dell'area. No, c'erano il terzino insomma, l'uomo alto. Sì, no, ma Kalinic è più vicino alla linea dell'area, Davide, rispetto ai due estremi del Bologna, certo, esatto. Ai due esterni. Che va a colpire da una parte e dall'altra. Ma perché ha calciato in bocca Skorupski? Guarda, mi viene da dire quasi più difficile prendere il portiere, nel senso che avevi lo specchio della porta aperta. Va bene qui. Adesso stiamo rivedendo il replay del problema. Ha preso una ginocchiata. Si è girato, Barro era fermo però. Sì, è una ginocchiata, ma non c'è. Perché si tiene lo stinco. Ginocchiata, qualcosa del genere, ma niente di crede, cioè è un contatto di gioco. No, lì si crede, però se l'arbitro non ferma il gioco. Ma c'entra niente, c'è la regola, deve fermare. Poi Beppe non ha preso un colpo in testa, l'arbitro ferma se prendi un colpo in testa. Appunto, ma dico, c'era Mihajlovic che si lamentava con i calciatori. Si lamenta sempre. C'è un po' il suo stile. La notizia è che il Verona ha avuto due clamorose palle gol, una con Lazovic e una con Kalinic, una più clamorosa dell'altra. Entrambi davanti al portiere, Lazovic sul piede sbagliato e ha cercato una soluzione difficilissima col destro. Quella di Kalinic era perfetta e ha centrato in pieno Skorupski. Questa grida vendetta perché bisogna farli. Nell'economia di una gara molto equilibrata sono gli episodi che fanno la differenza. Questi sono episodi, poi fai fatica anche poi di il Verona non ha giocato, però si può fare poi se fai gol lì invece tu il Verona è il solito Verona, è il solito discorso, Gianni che allena lo sa, bravo, basta un risultato e cambiano le cose. Occhio al Verona che continua ad attaccare, preme sulla tre quarti, ma noi dobbiamo andare in fascia. Giada, rimanete con noi, a tra poco. Visto bene Gianni, sta entrando un attaccante per il Verona, entra Di Carmine, non ho capito chi esce, vedo Kalinic fuori. E quindi ci ho visto bene anche io. Cambio di ruolo. Ci ho visto bene Beppe, nel senso che è scaduto il tempo di Kalinic, è aumentato di una decina di minuti il minutaggio totale di Kalinic in campo, è entrato Di Carmine al posto di Kalinic. Durante la pubblicità una grande occasione per il Verona perché ha commesso una sciocchezza Danilo buttando a terra Ilic a due passi dall'area di rigore, calcio e punizione di Zaccagni che si è infranto Lazovic. Zaccagni ha tirato. Ragazzi, sono squali certo. Va bene, però potrei sbagliare. Calcio e punizione secondo me di Zaccagni che si è infranto sulla barriera, tanto non lo bevo, quindi non posso. È per quello che ce la metto. E ultimamente è dell'acqua. Esatto. Al di là di tutto, torniamo alla Dallara da Gianluca. Peccato, ci fosse stato veloso, saremmo qua a commentare l'1-1. Ma non lo so, insomma, perché anche Di Marco avrebbe potuto calciare. Devo dire che ne parlavamo qua con il collega Luca Mantovani che ci ha accompagnato in questa trasferta. Si era preso un sacco di parole Pecchia, però Pecchia era stato il primo allenatore proprio qui a Bologna, credo, in un Bologna-Verona, a far sdraiare Romulo dietro la barriera per consentire alla barriera comunque di poter saltare in tranquillità e andare così a intercettare il tiro. Adesso c'è un cartellino giallo
per un fallo, credo, di Dominguez ai danni di Faraoni, l'interpretazione di Mariani. Stiamo giocando meglio, abbiamo avuto due grandi occasioni con Ladovic e con Kalinic. Verona che comincia ad avere dei tempi diversi rispetto al primo tempo, di tempi di aggressione, tempi di anche di giropalla, ma soprattutto Verona che sta beneficiando del fatto che Barak si è arretrato un po' in mezzo nel vivo del gioco e Ladovic è tornato, diciamo, in fascia e sta facendo un grande lavoro con Faraoni su quella fascia, mentre intanto Barro alla Garella, Silvestri, poi Orsolini, Barak. A me dispiace perché questa opportunità per il Bologna è stata regalata dall'ennesimo passaggio in uscita da parte di Magnani errato. Devi cambiarlo, dai. Gli stopper ogni tanto hanno di queste situazioni. Magnani è stato portato a destra mentre Davidovic gioca a sinistra. Insomma, qualcosa di importante ha fatto Juric dalla panchina. È chiaro che siamo con Barak che può giocare più palloni e Ladovic diventa devastante sulla destra con Faraoni, mentre insomma si è perso un po' di spinta sulla sinistra con Zaccagni e Di Marco. Adesso c'è Faraoni che zoppica, no, tutto a posto, e Silvestri che va a lungo rilancio a cercare Di Marco, quindi anche Silvestri a posto. Sì, devo dire Gianni che fare il centrale o fare la gambetta, come dicevi tu prima, cambiano i tempi di gioco, nel senso che da centrale puoi permetterti di alzare la testa e guardare il gioco prima di fare il lancio o il passaggio. Occhio paratissima qui di Silvestri su Orsolini, mette in calcio d'angolo, tra poco vado da Gianluca, fare il terzo, devi essere molto più svelto. Sì, perché poi ci sono giocatori che hanno fatto sempre i difensori centrali e quando li porti, diciamo, l'area è 40 metri, no? Quando li porti in quello spazio che c'è tra l'area di rigore e la linea laterale, è come se li portassi in una zona dove perdono un po' di sicurezza, no? Vanno come se fosse un posto che non conoscono. E quindi, sai, per il gioco che ha il Verona, per il gioco che vuole Juric, ci vogliono giocatori che siano bravi nell'uno contro uno anche quando si trovano in quelle zone di campo, e spesso in quelle zone di campo trovi giocatori rapidi e bravi tecnicamente come Orsolini, come il Vignato della situazione. Quindi sai, Beh, l'hai visto anche da questa azione, no? Hai visto il tiro di Orsolini. Davidovic è in difficoltà perché è un giocatore che si adatta a fare l'esterno, esce Di Marco difensivamente parlando. Gianluca, commentami questo cambio. Di Marco, fuori Di Marco, dentro Colley, cosa vuol dire? Sì, vuol dire che Ladovic torna a sinistra e quindi come l'anno scorso Ladovic a sinistra e Faraoni a destra e Colley va a fare la mezza punta insieme a Zaccagni vicino a Di Carmine che ha sostituito Kalinic. Mi sembra che una squadra sia un po' più quadrata adesso così. Continuo a vedere Pandur che si sta muovendo, però insomma Silvestri l'avete visto impegnato anche poco fa, quindi è stato molto molto attento. Adesso il Verona gioca con Magnani a destra, Gunter in mezzo, Davidovic a sinistra, in mezzo ci sono Barak e Ilic con Ladovic a sinistra e Faraoni a destra come quinti di metà campo, insomma, che poi vanno ad attaccare, poi Zaccagni e Colley con Di Carmine sono i tre davanti. Chiedo a Gianni. E Lovato si è riseduto? Lovato. No, si sta muovendo e ha tolto la tuta. Può darsi che entri a posto. Siamo gente, Beppe, se vedi più in là di noi facci un fischio. Perché, insomma, no, prima avevano inquadrato Lovato che si scaldava e Gianluca l'aveva anche detto. Quindi secondo me metterà mano alla difesa. Al posto di Magnani, suppongo. Anche se tanto sembra aver sentito Gianni, perché ha abbassato Barak, hai visto Gianni? Sì. Ha abbassato Barak nel ruolo che forse avrebbe voluto fare. Sembra quasi un allenatore Gianni. Sembra. Sembra che veda le cose, no, scherzi a parte. Era la... Occhio intanto alla contromossa, dentro Palacio. Lo è e tanto. Dimmi Gianluca. Tre giocatori, esce Dominguez. Svanberg. Entra Svanberg. Poi esce Barro, entra Palasso,
e poi vediamo. Cambio mezza squadra. Fuori anche Orsolini. E mi sembra che è Skobolsen. Sì, entra Skobolsen. Ok. Cambia tutto l'attacco. Sì, cambia la fase offensiva completamente. Mamma mia. L'attacco il giocatore che... Gianni Migliorini, Skobolsen. Quanti Skobolsen ci sono nel campionato italiano di Serie A? Ecco. Orsolini intanto non sa più come smadonnare. No, no, ma magari Skobolsen diventerà un top player, come si dice, però insomma... io penso che ogni anno anche in Serie A ci siano almeno 200-300 giocatori che fanno 2-3 presenze e basta, e poi tanto scompaiono, poi riappaiono. Primo pallone toccato da Palacio, sì. O meglio, ma penso che gli il pallone ha toccato il pallone gli attributi, sì. Beppe, o no? Mi sa sì, che gli ha tirato il suo compagno, ha tirato gli attributi. Beppe, non so se sei d'accordo, a parte il codino, in certe smorfie Palacio ricorda Vincenzo Italiano. Ah, è vero, attributi pieni, poverino. Comunque, devo dire che Soriano gli ha tirato una pallata perfettamente là. Per far capire ai nostri amici, adesso quando si alzerà dirà: no, non ho niente, non ho niente. Esatto. Tutti quelli che hanno giocato a calcio o calcetto, calciotto e hanno preso una pallata là, sanno cosa sta provando Palacio in questo momento e non è bello. Assolutamente no. Gianni, il cambio di Colley, commentami quello, perché, e poi dimmi se secondo te era da cambiare proprio Di Marco. Capisco che per riportare Lazovic a sinistra per forza, però forse potevi entrare al posto di Magnani, abbassavi Di Marco, portavi di là Davidovic e avevi comunque Lazovic a sinistra. Sì, probabilmente lo ha visto molto stanco, avevamo già parlato nell'intervallo che soprattutto Di Marco rispetto alle ultime prestazioni era... l'ho visto stanco, ecco, quindi probabilmente anche in virtù di mantenere nell'ultimo quarto d'ora 20 minuti dei ritmi elevati, Scusa. Ha preferito toglierlo. Questa era probabilmente rimessa, anzi angolo, era... per il Verona. No, ha dato out, ma al giusto. Bologna. Sì, ma l'ha presa Zaccagni, Beppe, l'ha presa col piede. Dici? Mentre cadeva. Sì, lo pensavo anch'io, che avesse avuto un abbaglio, si vede. Si vede proprio che cade, non se ne è accorto neanche Zaccagni, probabilmente perché era a terra. Rimessa praticamente dalla bandierina del calcio d'angolo, tanto rimessa, per capirsi, no? Col Verona che adesso pressa uomo. Però dobbiamo recuperare quelle palle lì, ecco, quelle sono importanti. È il momento chiaro, come dite voi allenatori adesso, il press. Vedi, che è una palla importante Colley da recuperare, ruba quella, il pallone, male. Prova a farsi vedere Di Carmine, non lo so. Domanda secca, Gianni, vale la Serie A Di Carmine? Secondo me ha dimostrato in queste due stagioni di sì. Io in una rosa come quella del Verona ce lo vedo bene. Poi è evidente che lui è un giocatore che è abituato da sempre, perché ha quasi sempre fatto la Serie B, adesso è un titolare fisso inamovibile. Certo. E quindi bisogna vedere poi la disponibilità del giocatore a calarsi in un ruolo diverso, tra virgolette, perché un conto è essere a Perugia e essere il titolare fisso inamovibile o essere a Verona in Serie B e fare il bomber della situazione, un conto è essere in una rosa di Serie A e essere uno dei 4-5 attaccanti a disposizione. È una situazione diversa che il ragazzo dovrebbe imparare ad accettare. Insomma, che l'anno scorso c'è stato qualche problema con Juric, perché lui fa fatica a digerire lo star fuori, però sai. Però quest'anno con Kainis davanti c'è poco da fare, insomma, anche per esperienza. Qui sgambetta Palacio, Magnani. Giada, non so se hai qualche messaggio magari da girarci. Qua ci chiedono perché al posto di Colley non si entra. No, perché invece che Colley non poteva entrare Salcedo. Cambia qualcosa, forse a livello di copertura con Colley, Gianni? No, perché secondo me Colley nelle ultime partite l'ha visto meglio. Preso, lo ricordiamo, una traversa. È una scelta tecnica più di che... merito, come? Dici? Sì, secondo me l'ha visto il ragazzino, l'ha visto più vivo rispetto all'altro e mette dentro lui. Occhio intanto, seguiamo questa azione. Faraoni mette giù la palla, buona, Di Carmine prova a girarsi fuori dall'area di rigore contro Cross che va a colpire la figura di un difensore del Bologna, recupera palla al Verona, adesso è molto più alta la squadra di Juric. Devo dire che anche il Bologna ha rinculato, nel senso che non va a pressarti alto, sta dietro la linea del pallone, tutto aperto, ma scorrono i minuti, 10 più recupero al termine della partita, Verona sotto di un gol a Bologna. Giada, ci fermiamo. Torniamo tra pochissimo, pubblicità.
E se esce Vignato, entra Sansone, vuol dire che le rose effettivamente hanno parecchia distanza a livello qualitativo, quella del Bologna e quella del Verona. Durante la fascia, per fortuna voi non l'avete visto, occhio intanto, non c'è rigore, mamma mia, no, pensavo fischiarsi il rigore in favore del Bologna, contatto in area del Verona, dicevo, meno male che non l'avete visto, Davidovic da bullino rosso, perché ha provato un tiro da casa sua di sinistro addirittura, scoordinato. Diciamo in precario stile, dai. Sì, non in bello stile. Da rivedere stile. Ha provato stile. Un tiro da casa sua e l'ha tirato a casa mia. Bravo, nel senso che qualcuno stava un vetro rotto fuori dall'area. C'è un ottimo ristorante dietro quella curva. È vero. Secondo me un vetro rotto, quella vetrina ce l'ha, perché ha tirato veramente malissimo. Qui la regia ci fa vedere e rivedere un contatto tra Sansone e Faraoni e Magnani in area di rigore. Non c'è nulla, si arrabbia Mihajlovic. Gianluca, si arrabbia Mihajlovic, però anche a te forse è sembrato non c'era nulla, dai. No, zero. Nulla, no. Nulla. Okay. Io non l'ho visto neanche assolutamente tanto. Assolutamente è stato. Devo dire che Mariani ha arbitrato molto bene fino a questo momento. Mm. Manca ancora 10 minuti, ma ha arbitrato molto bene, mentre adesso il Verona che ci prova con Zaccagni, poi Ilic, l'apertura ancora per Zaccagni, sul quale De Silvestri ha montato una guardia spietata tutta la partita, la palla dentro per Di Carmine. Di Baracca, era buona. Baracca ha trovato davvero da 20 minuti la posizione ideale, mentre Palacio manda per le terre Gunter. Mariani dice regola del vantaggio, molto bravo l'arbitro di Aprilia fino a questo momento. E Magnani che è un po' stanco, poi torna su Gunter. Riproviamo a sinistra, Davide, riproviamo a sinistra, dove vi ricordavo che soprattutto in questa ripresa De Silvestri ha montato una guardia spietata su Zaccagni. Adesso Ilic per Baracca, ancora Baracca, subisce fallo, poi Colle, molto bravo per Magnani, attacca anche Magnani, Magnani prova la conclusione anche Magnani, e Juric lo manda a quel paese. Perché insomma, da lì, se si è difensori, vabbè, bisogna almeno metterci un po' più Maria Vergine, mamma, un po' più di amore su questi tentativi. Devo dire che tra Davidovic e Magnani io penso che in promozione calcino meglio. No, tanto stavo leggendo il labiale di Juric. Sì. Secondo me ha detto l'acqua le moia. Sì, può essere. Mi pare di sì, forse sì. Che abbia imparato anche l'impreccazione tipicamente veneta. Qualche inflessione dialettale l'ha acquisita Juric. Più o meno perché così ha detto. Lì ci stava benissimo, peraltro. Il tiro di Magnani è finito a 70 metri dalla porta di Skorupski. C'è un altro vetro rotto in quel ristorante. Esatto. Sì, quel ristorante lì, poverino, è falcidiato. Spero che abbia l'assicurazione. Tanto la serranda giù, perché c'è la serranda giù, quindi non c'è problema. Gianluca, c'è altro movimento sulla panchina oppure niente? Perché qua volano i minuti. C'è Bologna in area di rigore, c'è Bologna in area di rigore. Attenzione, un tentativo davvero molto pericoloso di Skavolsen, il mio amico, che però trova la difesa da parte di Magnani. C'era stato un break. No, nessun movimento sulle panchine, Davide. Nessun movimento sulle panchine. Siamo giunti all'87esimo minuto di gioco, sempre 1-0 per il Bologna. Verona che non è riuscito a concretizzare due occasioni di gol, il Verona che ha giocato soprattutto nella fase della fascia centrale del secondo tempo, un grande secondo tempo, ma non è riuscito a concretizzare quelle due grandi palle gol che gli sono capitate con Lazovic e Kalinic. Fosse arrivato il gol lì, magari si poteva anche vedere un'altra partita. Adesso Ilic che ci prova ancora su Zaccagni sul lato di sinistra. Zaccagni cerca una Veronica ai danni di De Silvestri, che si è aggrappato con tutto al centrocampista di Bellaria, e fino a questo momento ha ragione lui, perché davvero da Zaccagni si è visto poco oggi. Adesso prova a ripartire il Verona con Baracca, l'aggressione totale da parte del Bologna. Adesso arriva un'altra mossa per Juric. Bessa. Ecco, guarda, mia che farlo. E questa è la novità, Bessa. È tornato Daniel Bessa a, cosa sono, 2 anni, 3 anni dall'ultima partita. È una bella iniezione di fiducia anche per il giocatore, vuol dire che... Ma sì, fuori Davidovic. Allora, 88esimo minuto, fuori Davidovic, dentro Daniel Bessa con il Bessa Ter, nel senso che è la terza edizione 3.0. Secondo me a farlo entrare sono molto stati i costruttori. I costruttori, sì. ti svelo un retroscena ancora la partita scorsa, la Giada, quando ha visto Bessa, ha detto però che figo.
Ah sì? Beppe, ti avevo detto di non dirlo, però era il nostro piccolo segreto. Beh, vabbè, un bel ragazzo. Così che poi da casa si deludono perché ci sperano, palla, occhio intanto. Palla. Basta che faccia gol, poi può dire quello che vuole. Beh, già, ok, ottimo. Ah, intanto ancora? Devo piantarla, no, però, no, di tirare no, da 60 no. metri e colpire i tabelloni pubblicitari. Ah, questo è stato Ilic. Sì, e ha un buon piede, Ilic, assolutamente. Pensavo ancora a Magnani. No, per carità, no, ma Skorupski, cioè, però esatto, oggi Skorupski deve fare un infarto per prendere gol, dai. No, Gianni, mi è sembrato già particolarmente in forma Skorupski, perché ha chiuso lo specchio della porta a Kalnitz da campione. Se poi gli tiri queste mozzarelline, loffie da brutto loffie da casa. Sì, diciamo che sono tentativi un po' disperati, con poca razionalità, poca logica. Oh, quel cambio che dicevi tu, cioè fuori il difensore dentro l'attaccante, è arrivato all'88esimo, un po' tardino. Sì, diciamo che quello che mi auspicavo di vedere un Verona stile Cagliari Coppa Italia non c'è stato. E peccato, non so, probabilmente lui saprà, in base anche alle condizioni fisiche della squadra, se vede la squadra stanca, andarla a mettere magari nelle condizioni di sbilanciarsi, di perdere degli equilibri, può darsi che magari poi ti esponi a prendere il secondo, il terzo gol, e quindi sono considerazioni che chi ha il polso della situazione, vede i giocatori tutta la settimana, sicuramente ha qualche informazione in più di noi, insomma, ecco. Quello è sicuro, per carità. Gianluca, 5 minuti di recupero, giusto? 5 minuti di recupero. È andato a sistemarsi Bessa? Devo dire destro, che sembra di essere negli anni 90, insomma Gianni si ricorderà a Cosenza quando sparivano i palloni, perché è un quarto d'ora che nella civilissima Bologna che scompaiono i palloni e, o arrivano in campo con una lentezza spaventosa. Si è lamentato Juric, 5 minuti penso che, io pensavo anche 6 a un certo punto, visto le tante sostituzioni e soprattutto le tante perdite di tempo. Adesso Bessa gioca un buon pallone, lo gioca a beneficio di Ilic, poi per Barak, ancora Barak che punta, Barak punta, Colley, Bologna tutto davanti a Skorupski, Faraoni, Barak per Colley, proviamo a metterlo in mezzo, Colley, Faraoni, niente da fare, anzi Bessa, perdiamo palla, Bessa va a metterci la zampa, quindi rimessa con le mani a favore Bologna, siamo vicino alla bandierina d'attacco del Verona, vedete quanta calma ci mettono i giocatori del Bologna. C'è una palla in mezzo, Gianluca, in qualche modo. Sì, un cartellino giallo non poteva anche starci per perdita di tempo, insomma. Non so se a termini di regolamento penso di sì, no? Un arbitro potrebbe fare anche il supplemento, io se fossi un arbitro sentirei preso in giro, perché è una perdita di tempo pazzesca. O se l'arbitro, darei ancora 2 minuti, restiamo qua, se voi continuate così stiamo qua, perché davvero sembra un calcio di altri tempi. Adesso c'è un ponte da parte di Soriano, si lamenta Mihajlovic. Tutti su. Lazovic, Ilic, è chiaro che per il Bologna questa è una vittoria, sarebbe una vittoria importantissima. Bologna che ha 10 punti in classifica in meno del Verona. È da novembre che aspettano. Colley contro Tomiyasu, recuperiamo palla con Magnani, Bessa, l'apertura per Ilic, il Verona per vie laterali. L'appoggio è per Lazovic, parte il centro, la deviazione da parte di Carmine sul primo palo, aveva preso il tempo il proprio difensore di Carmine, era difficile, mani nei capelli, molto difficile, grande movimento di Carmine sul suo palo, la palla che accarezza l'esterna della rete, bella iniziativa di Lazovic. Ma di più non poteva fare di Carmine, secondo me. Avrebbe fatto un gol spettacolare, perché in anticipo così sul difensore angolatissimo, coefficiente elevato di difficoltà, molto elevato. Se ne sono già andati quasi 4 dei 5 minuti di recupero. Gianluca, accompagnaci fino alla fine. Sì, se ne sono andati, devo dire che il Verona ci deve
deve rammaricarci per non tutto il primo tempo, però gran parte del primo tempo. Parte del primo tempo ha lasciato troppo l'iniziativa a Bologna, arrivava sempre secondo sui palloni, era poco brillante e dietro sono stati poco attenti proprio in occasione del calcio di rigore. Devo dire che Di Marco non ha chiuso, non ha fatto la diagonale nella quell'azione lì, e devo dire che anche Magnani si è fatto superare da questo pallone con molta tranquillità. Quindi sta maturando una sconfitta che di fatto interrompe la serie positiva in trasferta del Verona, però aspettiamo, perché c'è ancora Lellas in avanti con Colli, poi Magnani ancora per Colli, che può puntare l'avversario, Colli, ancora Colli, prova, non va da nessuna parte. Purtroppo Colli come Salcedo non sono Barro, almeno il Barro che abbiamo visto oggi pomeriggio, che è uscito da una ventina di minuti, ma ha tenuto sempre in pressione la retroguardia giallo-blu. Mariani adesso va a protestare, scusate, l'arbitro va a richiamare Scorucci. Secondo me un minutino in più lo dà. 94-50 secondi. Adesso dovrebbe fischiare Mariani. Comunque, secondo me dobbiamo rammaricarci per quelle due occasioni limpidissime. Certo, la potevi pareggiare questa partita, senza dubbio. Soprattutto la seconda, quella con Kalinic. E arriva il fischio. È finita. Arriva il fischio di Mariani. Vince il Bologna di misura. Un secondo gol sarebbe tratto una punizione troppo severa per il Verona, era una partita che poteva finire anche 1-1, però dobbiamo anche dire che il Bologna ha creduto di più nella vittoria rispetto al Verona, ha creduto di più e ha messo in campo qualcosa in più rispetto ai gialloblu. A voi. Forse sì, grazie Gianluca, è stato bello ritrovarti, finisce 1-0 per il Verona che esce sconfitto da Dall'Ara, tra un istante ne parliamo in attesa poi dell'intervista. Giada, ci fermiamo. Ci fermiamo, ma rimanete con noi.